Fervono i preparativi del torneo dell'Immacolata Memorial Savoia Territo, un'iniziativa della Nissa che si rivolge ai giovanissimi della città. Sì, diciamo che cade in un periodo, il periodo dell'Immacolata, partirà il 5 di dicembre, si concluderà l'8 pomeriggio, l'8 sera, un'iniziativa che già era nell'area lo scorso anno, poi per tanti impegni che mi coinvolgevano non riuscivo a farla decollare. Quest'anno invece abbiamo pensato con la dirigenza di poter fare un memorial e ricordare personaggi alquanto importanti della Nissa. Due ex presidenti. Due importanti presidenti che hanno dato tanto lustro, i signori Tirrito e Savoia. Abbiamo coinvolto già da subito le famiglie che con una telefonata rapida, nel senso che li ho contattati, ho detto qual era la motivazione che mi legava a realizzare questo torneo, non si sono tirati indietro, ho avuto il benestare, quindi saranno anche loro con noi protagonisti proprio per ricordare. E quale migliore occasione partendo dai giovani. Quindi quali saranno le categorie interessate? Le categorie saranno dai 5 ai 12 anni. Sarà un torneo misto dove ci sarà coinvolta parte della provincia di Caltanissetta, ma verranno già da Catania, verranno dalla provincia di Agrigento, dalla provincia di Siracusa, quindi diciamo che è un torneo regionale, perché la Nissa, intanto il primo step che vogliamo fare è far conoscere, portare sempre avanti il nome Nissa a livello regionale. Nell'ambito del torneo ci sarà anche un'iniziativa che si chiama Chiedi chi era la Nissa. Di cosa si tratta? Sì, è proprio per dare lustro a questa persona, perché in città si parla sempre dei ricordi. Allora, visto che mi voglio fare forte sul fatto del ricordo di chi è che era la Nissa, allora cerchiamo di coinvolgere grandi e piccini. Abbiamo coinvolto gli istituti comprensivi, dove praticamente i ragazzi prepareranno degli elaborati o faranno o scriveranno un tema, quindi, oppure faranno dei disegni, dei momenti che il papà, il nonno, la nonna, lo zio, e quindi c'è un coinvolgimento delle famiglie che può, come dire, dare il giusto interesse e vivere di un ricordo, perché ad oggi di ricordo possiamo solamente parlare. Ecco che questa cosa un po' mi fa gioire, perché anche se le attività dei grandi sono state sospese, diciamo che l'interesse è quello di essere propositivi per il futuro, quindi partiamo dai ricordi, speriamo che qualcuno possa toccare la sensibilità, perché c'è un nome, c'è un marchio, e mi piacerebbe domani farlo ripartire con facce nuove, personaggi di diverso interesse, appassionati, ecco. Diciamo che c'è questo bene personale, penso cittadino, della Nissa. Avete intenzione anche di coinvolgere diversi ex giocatori della Nissa del periodo? Sì, questo è un momento, perché parlare di Nissa, quale migliore occasione, visto che lo intitoliamo a due persone importanti, non chiamare in causa chi è che ha fatto il calciatore o il dirigente, meglio di loro non ci può, come si dice, sarebbero i giusti testimonial del torneo. In questa occasione dico anche che ci sarà una commissione dove valuterà gli elaborati, dove ci saranno degli ex giocatori, dei giornalisti, dei figure dirigenziali, quindi stiamo cercando di dare un po' l'input. E poi penso che Tirrito e Savoia, in questo parlando di Nissa, sono Nissa Sport Club 1962, perché ecco il legame è questo che mi porta. Penso che siano stati quelli più amati, ecco. Poi nelle altre Nissa che si sono andate avanti ci sono stati altri presidenti, ma noi siamo lo Sport Club Nissa 1962.